Gemma, che saluto, applausi, che sta fisciando sotto nelle risate. Applausi, applausi. Saluta Parenzo. Ma questo è che Cozzalone, di la verità. Salve Parenzo. Ma interrompiamo questa noia con questo strano personaggio. Che noia, io mi sto divertendo. Idiota. No, ridendo come una matta. No, no, sto ridendo come una matta, però è anche un po' vagamente inquietante. Però aspetta un secondo. Il suo cane. Aspetta un secondo. Dunque, completiamo però il discorso sulla moglie iraniana, che è interessante. Cioè, tu l'hai sposata perché facesse la donna di casa, facesse tutto, no? Eh sì. Occhio ai cellulari, che con la moglie iraniana. Invece? Occhio al telefonino. E invece alla fine. A casa, veramente, è uno scandalo. Adesso devo fare il cambio guardarobe. Devo chiamare mia madre dalla Basilicata. La devo far scomodare. La devo ma far salire tu, imbecille. E che faccio abbassare il livello dell'uomo? Ma stai scherzando? Ma signor Scazzi, signor... Ma questo devo rigiota, chiamare mia madre dalla Basilicata. La devo far salire su per fare il cambio in documenti. Ma perché non ti separi allora? Se non è di tua soddisfazione, la donna, separati. Lei, in realtà, che abbiamo pure litigato l'altro giorno. Te credo che avete litigato, che la tratti come una schiava. Abbiamo litigato per altre per cose. Che... Fermi tutti, musica. Per cosa avete litigato? No, beh, a questo punto. Allora, cara Vera, tu sei reduce, no, anzi stasera vai da Chiambretti per questa intervista, va bene, sì. Ti omaggeranno naturalmente. Ovviamente la sì. La prima domanda che ti voglio fare è: sei venuta con una stylist? Sì. Giusto? Sì. Ora, cioè, hai una stylist? Io ho una stylist. Parenzo, ma chiama... di qualcosa, ha una stylist. Ho una stylist che si chiama Dolores, che è molto brava. Cioè, e paghi una per farti la da stylist? Perché no, scusa, cioè, io sono una star. No, ma se c'hai i soldi lo può fare. Esatto, sono ricca, sono cioè, star, mo poi te tiro del culo che no, sono una stylist. Ma brava, per carità, bravissima. Persino Parenzo lo capisce, che ma, tutto dire. No, io su questo non do, anzi, mi chiedo scusa se in passato ho avuto qualche piccolo alterco con la dottoressa Vera Gemma, sì. Che invece devo rivedere il giudizio, perché sì, a fronte del caravanserraglio che è stato sin qui presentato, la dottoressa Gemma sembra Rita Levi Montalcini a confronto, cioè, a confronto di questo caravanserraglio non ho ancora parlato. Senta, Parenzo, abbiamo parlato dell'aborto, lei è favorevole all'aborto? Immagino. Assolutamente sì. Lei ha praticato l'aborto qualche volta? Sì, e vorrei anche essere politically correct, dire che ha rovinato la mia vita e che ripensandoci soffro, ma non è così. Ma quante volte? Una volta a 16 anni non ero pronta a essere madre, e quindi è giusto che l'aborto ci sia, assolutamente sì, è giusto che ci sia, ma ci mancherebbe altro. Ma secondo lei il governo Meloni sta, perché l'intervista stasera la voglio fare su queste cose qua, sì, vediamo quanto è allineato o quanto non è allineata, sta violando i diritti, sta comprimendo i diritti, è un governo illiberale come dicono alcuni, oddio i diritti eccetera, oppure no, oppure sono tutte cazzate? Beh, io sono idealmente una donna di sinistra, quindi non posso proprio star lì a fare il tifo per il governo della Meloni, quindi lei no. Cioè, gli omosessuali la passano male in questo periodo, gli omosessuali, c'è omofobia in giro? No, anche... allora, questa fobia dell'omofobia non mi trova completamente d'accordo, male, perché gli omosessuali sono abbastanza capaci, coalizzati, intelligenti e complici da rendersi potenti e insieme e avere posti di assoluto potere, ad esempio nello spettacolo, cosa per esempio. C'è una lobby cosa omosessuale che hanno fortissima e che meritano, poi c'è l'omosessuale che merita e l'omosessuale che non merita. Appunto, non è ma perché distinguere tra le persone tra un omosessuale e un eterosessuale? Esatto, secondo me, bravissimo, è da abolire questa distinzione. Esatto. Siamo esseri umani validi o non validi. Che... Nel senso, tu sei capace o non sei capace? Chi se ne frega con chi vai a letto? Bravissima, un applauso per la signora Gemma, finalmente. Va bene. Finalmente. Ma il tema più interessante da affrontare, visto che in studio c'è quell'idiota abusivo che fa il barbiere abusivo, perché la signora Gemma non fa un beau geste e non assume come hire stylist? Ah, tu dici il barbiere abusivo, lui fa il barbiere il abusivo. Coglione. No, perché il coglione. Così no, con perché un io ho già un'equipe efficientissima che lavora per me, tra cui appunto la mia stylist Dolores. Un'equipe mi sembra adesso. I miei io parrucchieri sono due, cioè madre e figlia brasiliane per l'extension. Quanto spendi per la tua cura personale ogni mese? Hai fatto un calcolo? Abbastanza, siamo sui 2000 euro al mese tra trattamenti estetici. Ma non è tanto, infatti. Unghie, mani sempre perfette, piedi sempre perfetti. Cioè 2000 euro al mese? Se la stylist la sottopaghi, quanti pulizie soldi? Pulizie
del viso, beh, effettivamente è un po' sottopagata, però si diverte talmente tanto con me, siamo talmente tanto amiche che a questo ma punto fate lei... anche giochi lesbici insieme? Sinceramente no, lei io non ama i giochi lesbici. Io amo tutti i giochi e sono aperta a tutto, però in questo momento diciamo che la mia fase omosessuale l'ho già passata, già superata in un'adolescenza, durante una è importantissimo, l'Italia attendeva, l'Italia della crisi, sì, questa notizia, esatto. E la mia adolescenza ribelle si è risolta con tentativi di omosessualità che però non mi appartengono veramente, perché mi piace il cazzo. Sì, e questo è abbastanza e su questo direi che possiamo chiudere la trasmissione. Sì, fra poco stasera chiuderemo. Grazie mille e buonasera a tutti. Grazie una a cosa lei, fondamentale, un'altra è grazie molte. Quando il Papa dice che i migranti, respingere i migranti è un peccato grave, lei concorda ma col Papa? Sa oppure... lei? No, ma è interessante questa cosa qua. No, vabbè, io so tutto, Lorenzo, io sono laureata, parlo tre lingue, no, non è che sia proprio una demente. No, ma non l'ho mai pensato. Dire, io però penso che respingere i migranti sia una cosa che si può fare, cioè che è anche giusto respingerli. Allora, gli immigranti, per esempio, in America, dove io ho vissuto 6 anni, devono entrare già con un contratto di lavoro. Quindi devono entrare. Allora, sì, però contratti di lavoro che si possono ottenere, che non sono un sogno irraggiungibile, o entrano con surreale. Un carta d'identità e contratto di lavoro, oppure se ne vanno a fanculo. Questa è la mia teoria. Non è esattamente così. Beh, questo un po' mi sembra un tantinello drastico. E io mi auguro che tu sia così drastico anche a letto come lo sei nei tuoi ideali. Questo, amica mia, non credo che proveremo questa cosa. Vi lascio lei soli, si droga ancora? Qualche droga la prova così ancora, oppure ha abbandonato completamente? No, io sono pro marijuana al momento. Pro marijuana. Sì, pro marijuana. Quindi ogni tanto mi faccio una canna. No, non me ne faccio tante, però se c'è qualcuno che fuma non dico mai no. Non però dice... non lo compro, no, non so neanche rollarle le canne. Sì. Le fanno per me. Però le rollano per lei direttamente. Esatto. Però il fatto che il governo vuole abolire per esempio i negozi di cannabis light, no, quello è ridicolo. Quello è ridicolo. Secondo me la marijuana dovrebbe essere assolutamente, rigorosamente legale, perché sì, giusto, fa meno male delle sigarette. Io legalizzerei gli spacciatori, pensi un po'. Cura tantissime cose. Sì. E lei legalizzerebbe gli spacciatori? Sì, sì. Ma questa secondo cosa me, secondo me gli spacciatori non vanno perseguiti, perché tanto è inutile. Che ha portato la persecuzione degli spacciatori? Cioè, perché andare a rompere i coglioni? Un albo, no, un albo degli spacciatori. Li vorrei sono tutti nella mia camera da letto, perché trovo estremamente sexy chiunque si ribelli alla legge. Cioè, ah sì, lei le prime trombate che farebbe come i voti sono i delinquenti, le piacciono molto, come delinquenti, i rapper. O pazza dei delinquenti, pazza dei spacciatori. No, a me pare una porcellina mia di primo livello questa signora. Però adesso, importa, stasera abbiamo affrontato un tema molto i neri hanno un odore diverso rispetto agli altri? No, ma no, queste sono un po' lo dice la signora comuni. La signora Michelle Comey. Ma dov'è Michelle Comey? A me sta simpatica. Però ha detto questa cosa, che lei non andrebbe mai con un nero perché hanno degli odori diversi dai nostri. Beh, non sa cosa si perde, perché invece io ci sono stata con i neri, ho un figlio mulatto, tra l'altro, e mi sono divertita molto. Questa è Vera Gemma, ragazzi. È l'essenza, nice to meet you. L'essenza di Vera Gemma. Grazie a tutti. Italiani! Grazie, italiani!